Ha chiesto di intervenire il consigliere Abate, prego, ne ha facoltà. Beh, lo Stato in cui versa il Borgo Antico, che dovrebbe essere il cuore pulsante di una città, lo è in altre realtà a noi vicine. Basta fare 100 chilometri e ci troviamo nel Borgo Antico di Bari, nel Borgo Antico di Lecce. E questo proprio ci dà la dimensione, la differenza tra come si sa amministrare in quelle città, a prescindere dal colore politico. Parliamo anche di città governate da amministrazioni di centrosinistra, quindi lungi da me ogni riferimento partitico e di colore politico. E vediamo come a Taranto l'amministrazione Melucci non ha la più pallida idea di cosa significhi amministrare da un punto di vista turistico la città, un borgo antico che letteralmente crolla a pezzi. E la mia non è una espressione così colorita, tendente a voler, come dire, parlare, no? Alla pancia dei cittadini, ma i crolli che grazie a Dio non hanno avuto esiti tragici, letali per gli abitanti, beh, penso che siano l'immagine chiara. Un'amministrazione che naviga a vista, che procede a macchia di leopardo, un'amministrazione che pensa a rattoppare qui e lì quella situazione di emergenza, che riesce a intercettare alcuni fondi tali da ripristinare degli immobili, ma non ha una visione, non ha la minima visione progettuale, non ha una vision di città. Il sindaco Melucci, che ricordiamo risiede a Crispiano e non a Taranto, evidentemente non ha una visione diretta della città. Inviterei il sindaco Melucci, il qui presente vice sindaco nonché assessore allo sviluppo economico, a farci un giretto a Bari. Andiamo a Piazza del Mercantile, vice sindaco Manzulli, e vediamo come pullula la città. È una città vecchia che è stata sistematicamente in toto ristrutturata, non con interventi così, come dicevo, a tampone. Idem dicasi Lecce, parliamo di città universitarie, parliamo di una realtà come Taranto in cui l'università è l'ennesimo inganno perpetrato ai danni dei cittadini, vedi la facoltà di medicina dove mancano le aule e dove non ci sono neanche i soldi per pagare i docenti, per cui è molto facile fare le lezioni a distanza. Quindi dicevo, una città vecchia che ha bisogno di una mappatura, di andare a vedere, a identificare le singole realtà palazzo per palazzo, andando a identificare anche i proprietari per poter intervenire anche, lo sottolineo, con le ordinanze in danno. Tu amministrazione intervieni, metti in sicurezza e ti rivali sui legittimi proprietari. Ci si opporrà a questa mia linea, si dirà vabbè, ma è facile parlare così, ma i soldi dove sono? Beh, quei soldi, quel denaro pubblico scialacquato, sperperato con 7 milioni e mezzo di euro per il 6GP, cosa fa l'opposizione? La maggioranza applaude? No, lasciamo intervenire il consigliere Abate, per favore. Per favore, colleghi, per favore. Si parla di rinascita della città vecchia, ma l'avete vista la città vecchia? Avete visto che la ristrutturazione termina poco più avanti, non di più, rispetto all'università, all'ex caserma Rossarol, il primo pezzetto di Via Duomo e il resto il buio totale, l'inferno? Ma perché dobbiamo prendere per i fondelli i cittadini? Perché dobbiamo ingannare i cittadini? Perché dobbiamo ingannare gli abitanti del centro storico, che rappresentano l'anima pulsante, che rappresentano le origini, le tradizioni, il cuore di una città? Queste sono le chiacchiere, le ipocrisie, gli inganni che vengono perpetrati quotidianamente dal sindaco Melucci. Consigliere.
giorno inganni politici. Consigliere. No, invece di girare l'Italia sempre istituzionalmente, sempre in maniera lecita, sporcati le scarpe, le suole delle scarpe, e vai a girare, vai a girare. Grazie consigliere, grazie consigliere Abate, grazie.